Un uomo si trova su un ascensore che sale a velocità costante, getta una pallina verticalmente verso l'alto con velocità iniziale V0 pari a 4 metri al secondo, relativa all'ascensore. Determinare l'intervallo di tempo impiegato affinché la pallina ritorni nella sua mano, mantenuta nella stessa posizione di lancio. Beh, evidentemente qui il problema è molto semplice. Tra l'altro, è un problema del 18 marzo del 1973, quindi l'ho segnato direi all'alba di molto tempo fa. Comunque, sono sempre problemi che vengono ripetuti. Ne vedremo anche un altro un pochino più complesso, più attuale. Ma questo problema l'abbiamo già visto nella spiegazione sui moti relativi, quelli di trascinamento per traslazione, quando abbiamo parlato proprio del caso proprio del montacarichi, no? Dentro al quale c'è una persona che lancia un oggetto verso l'alto. Questo è il caso. Dunque, attenzione alle ipotesi, perché il dato numero uno, io come al solito, ragazzi, non ve lo dico negli esercizi, ma è evidente che qui dobbiamo sempre scriverci i dati e le domande, i requisiti che ci pone il problema. Chiaramente la velocità è, dunque, un uomo si trova su un ascensore che sale a velocità costante. Quindi possiamo subito dire che, vi ricordo che con V con T stiamo indicando la velocità assolutamente costante dell'ascensore, che comunque riguarda il sistema fisso, perché viene misurato comunque da un osservatore che sta sulla Terra, quindi rispetto alla Terra, un sistema solidale, un riferimento cosiddetto solidale con la Terra. Ma il sistema trattasi in questo caso, dal problema, di un sistema di riferimento inerziale, perché se la velocità di trascinamento, quella dell'ascensore, è costante, significa che, ricordo che l'accelerazione di trascinamento è la derivata della velocità di trascinamento per il tempo, l'accelerazione di trascinamento è nulla. Quindi nell'equazione vettoriale delle accelerazioni dei moti relativi per quanto riguarda il moto di trascinamento per traslazione, che vi ricordo è l'accelerazione assoluta, vi ricordo, è pari all'accelerazione relativa più l'accelerazione appunto di trascinamento, se questa non c'è, trattasi di un sistema di riferimento inerziale nel quale l'accelerazione assoluta coincide con l'accelerazione. Accelerazione assoluta coincide con l'accelerazione relativa. Attenzione quindi, no? Questo va assolutamente detto. Detto questo, cosa possiamo dire? Anche qui uno potrebbe trovare difficoltà, ci chiedono, conviene metterci nel sistema mobile. Quale sistema mobile? L'ascensore. Perché l'abbiamo visto già nella spiegazione generale, abbiamo visto, ma sarebbe più svantaggioso mettersi nel sistema fisso, perché l'osservatore vedrebbe muoversi sia l'ascensore che la pallina. Mettiamoci nel sistema mobile, che appunto è da ritenersi chiaramente l'ascensore. Il sistema fisso è ovviamente la Terra. La persona che sta sulla Terra e guarda questo fenomeno accadere sostanzialmente, succedere, no? Ci chiedono, io sto dentro un ascensore, l'ipotesi che la mia mano fa così, lancia sta pallina e rimane così. Perché ovviamente sennò sarebbe diverso il discorso. Io lancio sta pallina, arriverà a un punto, alla quota, che sarà il tetto dell'ascensore, e la pallina poi ricadrà sulla mia mano. Questa è l'ipotesi, dice, mantenuta nella stessa posizione di lancio, quindi è come se invece di robot che fa così, tata, all'Alberto Camerini anni 80, visto che siamo negli anni 70, così, tata, e fa un po', e rimane così con la mano. Vogliono il tempo appunto di caduta, no? Che sappiamo già qual è in realtà, perché l'abbiamo già calcolato nella spiegazione quella generale, ma supponiamo di metterci quindi in un riferimento solidale con l'ascensore, quindi parliamo di riferimento mobile, sistema mobile. Cosa facciamo? Scegliamo l'origine O', indichiamo con gli apici sistema mobile, O', X', Y', O' è l'origine che diciamo la possiamo posizionare dove c'è la mano, e indichiamo con Y' l'asse, no? Orientato nel verso del lancio della nostra pallina. La nostra palletta con cui viene lanciata. La velocità iniziale della palletta è 4 metri al secondo. Scriviamo quindi, proiettando il moto della pallina lungo y, l'equazione del moto. Visto che la pallina fluttua verso l'alto, è chiaro che l'accelerazione della pallina rispetto all'ascensore, che attenzione, è l'accelerazione, ovviamente la velocità di trascinamento è quella dell'ascensore. La velocità relativa a chi è? È quella, è la velocità della pallina rispetto all'ascensore. E poi c'è la velocità assoluta che sarà la somma dei due. Però non interessa qui sapere chi è la
l'accelerazione della pallina. E qui la pallina che viene lanciata verso l'alto fluttua e quindi è soggetta ad un'accelerazione di gravità e quindi sarà G. Proiettiamo lungo Y il moto della pallina, no? C'è l'ascensore, noi siamo qui, primo, X' Y', a noi interessa ovviamente l'asse del sistema di riferimento solidale con l'ascensore, del sistema di riferimento mobile Y', e quindi qua, adesso, non fatemi disegnare il personaggio che lancia questa pallina con velocità V con 0, e diciamo che allora avremo che l'accelerazione lungo Y sarà G con meno, perché ovviamente G, lo ricordo, è alla stessa direzione dell'asse di Y', ma è orientata a verso opposto, no? Se decidiamo di orientare l'asse Y' del sistema mobile verso l'alto, l'accelerazione di gravità è sempre diretta verso il basso. Velocità v lungo Y sarà V con 0 meno GT, sempre solito, no? Integrando. E fine Y, ovviamente mettiamoci qua gli apici, Y' di T, ma l'apice solamente per distinguere il fatto che siamo nel sistema di riferimento mobile, è V0 per T meno un mezzo GT quadro. E cari ragazzi, è proprio questo quello che va scritto. Quando la pallina ricade sulla mano, classico solito discorso che abbiamo visto già innumerevoli volte, siamo a quota 0, l'altezza è 0, quindi il primo di T è 0. Mettendo 0 qui, perché siamo nel momento in cui la pallina ricade sulla mano, 0 è uguale a T che moltiplica V con 0 meno un mezzo GT, no? Le soluzioni chiaramente saranno due, perché il moto è sempre quello parabolico verso il basso. T uguale a 0 è il tempo iniziale, l'istante in cui appunto la pallina parte e viene lanciata, e poi ricade con un tempo TC, chiamiamolo così, tempo di caduta, chi sarà? Sarà V con 0, ovviamente per la legge del momento prodotto T uguale a 0 lo scartiamo, va bene, poi c'è che V0 uguale a un mezzo GT con C, T di caduta, moltiplichiamo per 2, 2V con 0 uguale a GT con C, T con C dividendo per G è due volte V con 0 su G, che sapevamo già, in realtà l'avevamo già visto nella spiegazione. È finito il problema, ragazzi. Dice, ma fa problemi così semplici? Ne faccio semplici, ne faccio di difficili. Anche se anche questi problemi qua bisogna spiegarli bene nel dettaglio, così, perché altrimenti uno... E attenzione, ripeto, visto che parliamo di moto, rettilineo uniforme dell'ascensore, quindi velocità di trascinamento costante, abbiamo un sistema inerziale, siamo in presenza di sistema inerziale. Il tempo di caduta, dice scritto caduta, quanti ali in C? Se fate i conti, viene un 8 diviso 9,8, e vi dico subito che viene un 0,81 secondi. E abbiamo risolto facilmente questo facile problema su moti relativi.